Con Cleopatra abbiamo a che fare con diciamo l'infinita varietà, come dice Shakespeare, dell'animo femminile, perché a tratti è bambina, a tratti madre, a tratti compagna, politica, statista, tutto quello che rientra nella vasta gamma della nostra anima. Ed è colta nel momento di massima attenzione, perché proprio dopo la battaglia di Azio la fiducia fra lei e Antonio viene a mancare, viene distrutta, e lei, per questa drammaturgia che è ambientata tutta nella camera da letto di Antonio e Cleopatra, durante una notte cercherà di riconquistarlo, diciamo, e di fargli capire quello che lui è veramente profondamente, che ormai non c'è più niente da fare, l'unica cosa da fare è abbandonarsi all'amore.